L'esercito dei maturanti alla prova di WhatsApp. Quasi 3.000 studenti lucchesi hanno iniziato l'esame. In tanti hanno scelto la traccia dedicata all'attualità. Apprezzato anche il titolo su Moravia. Ecco il bando per il Caffè delle Mura. Il 14 luglio la gara indetta dal Comune di Lucca per l'assegnazione della gestione dello storico locale sulle mura urbane. La storia della città negli scatti all'archivio fotografico. Riapre al pubblico l'archivio fotografico lucchese Arnaldo Fazzi nelle sale dell'ultimo piano di Villa Bottini. Nuova vita per il campino di San Filippo, firmata la convenzione tra Comune di Lucca e Amici della Pallacanestro per la sistemazione e riqualificazione della struttura all'aperto. Buonasera e bentrovati con l'informazione del nostro telegiornale, edizione dedicata a Lucca Piana e Garfagnana, che apriamo naturalmente con il giorno più importante per tanti studenti lucchesi, un banco di prova importante per il loro futuro. È iniziata la maturità con la prova scritta di italiano e noi come sempre siamo andati a raccogliere fuori dagli istituti lucchesi le sensazioni dei ragazzi. Partiamo da qui. Quasi 2.900 studenti lucchesi sono rientrati in classe per affrontare la prima prova dell'esame di maturità, lo scritto di italiano. Tema o saggio storico, scientifico o letterario che sia, in generale quello di oggi è stato il test che intimorisce meno e che serve a rompere il ghiaccio, anche se le tracce scelte dal Ministero hanno contraddetto le aspettative della vigilia. Alcune, secondo i ragazzi, erano tutt'altro che scontate. A spaventare di più sono state quelle sugli autori Moravia e Quasimodo, mentre la traccia più scelta è stata l'elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp. Quasi un plebiscito per il tema di attualità che si è rivelato essere molto affine alla sensibilità delle nuove generazioni. Tu che tracce hai scelto? La C2, che era quella su, diciamo, sull'attesa su WhatsApp, che le persone non sono in grado di attendere e vogliono tutto subito. Quella che ritenevo più semplice, ecco. Come pezzi sei andata? Ma abbastanza bene. Sinceramente pensavo fosse molto più difficile. Ho scelto l'ultima traccia, che era sulla tecnologia. Io la B3, che tipo comunque parlava attualità, argomentazione, di politica, insomma, di come influenzano il nostro destino e tutte queste scelte. Allora, io ho scelto la traccia A2 e era una comprensione del testo. Te pensi come sia andata te? Penso sia andata bene, si spera nella sufficienza. Speriamo di sì, dai. Ho scelto la traccia B2 che parlava appunto dell'evoluzione e niente, spero sia andata bene. La traccia C2 che parlava dell'avere tutto subito, un po' come siamo noi oggi, che si desidera tutto il prima possibile. Ho scelto C1, proposta C1. Come pensi sia andata? Ma non lo so, onestamente speravo meglio, però sono soddisfatto abbastanza, dai. Allora, sicuri non si è mai sicuri, però si spera almeno nella sufficienza, in 12 crediti, però punterei anche su un 15 su 20. A2 è un testo di Moravia sulla borghesia. Penso sia andata abbastanza bene, ho citato anche delle cose che ho preso grazie alla mia, diciamo, al mio studio personale. Penso sia andata abbastanza bene, ho parlato della comunicazione del passato e quella di oggi, e ho messo un po' a confronto e parlato di cosa significa avere pazienza ai giorni d'oggi. Cambiamo pagina, ci occupiamo del futuro per un locale che ha fatto la storia di Lucca. Sto parlando del Caffè delle Mura. Si è aperta ufficialmente una nuova era con la pubblicazione della manifestazione di interesse per la concessione della struttura. Sentiamo. È iniziato ufficialmente il percorso per dare nuova vita al Caffè delle Mura. È stato infatti pubblicato il bando per la concessione della struttura. Tra i requisiti per presentare l'offerta e partecipare alla gara, assume valore determinante l'esperienza, che deve essere stata maturata nel settore della ristorazione per almeno 5 anni nell'ultimo decennio. Clausola voluta dal Comune, che ha svincolato la concessione, rendendo così possibile la rinascita del caffè. La gara si terrà il 14 luglio nei locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Lucca. La pubblicazione sarà seguita dalla curatela fallimentare della società GRB, rappresentata dalla commercialista Carla Saccardi.
La data di oggi rappresenta un nuovo inizio per lo storico caffè, dichiarano in una nota il sindaco Pardini con l'assessore con delega alle mura Santini e al patrimonio Bruni, un luogo simbolo della città che per anni è stato al centro di un complesso contenzioso giudiziario. Siamo convinti che in questo luogo d'eccellenza possa sorgere una realtà imprenditoriale che sappia valorizzare una delle location più suggestive e amate della città. Rimaniamo in centro storico perché la Giunta Pardini ha annunciato un nuovo piano per la ripartizione dei posti auto nel centro storico. Verrà riaperto a breve il parcheggio interno al piano terreno della manifattura, dove verranno ricavati 50 nuovi posti auto a pagamento per il centro storico. Lo annunciano gli assessori al traffico, al commercio e alla mobilità del comune di Lucca, Buchignani, Granucci e Santini. L'amministrazione comunale si è impegnata in una ricognizione generale sullo stato e sulla distribuzione dei parcheggi del centro, hanno spiegato i rappresentanti di giunta, per capire dove sia possibile recuperare sia posti gialli per residenti, sia posti blu per la sosta a pagamento. Si tratterà quindi di un'operazione che non riguarda solo alcune zone, ma l'intero centro storico. Solo alla fine, affermano i tre assessori, quando saranno valutati i costi e benefici, l'amministrazione comunale presenterà una sua proposta complessiva che sarà sottoposta a giudizio e suggerimenti dei cittadini e delle categorie economiche. Probabile quindi che venga anche rivalutato il futuro di Piazza della Magione, che si trova a pochi metri dalla manifattura e dove sembrava che gli attuali stalli a pagamento nei piani del comune potessero diventare per residenti. D'ora in avanti l'immenso patrimonio artistico, culturale e storico della città di Lucca è direttamente e fisicamente consultabile dai lucchesi e non solo grazie alla riapertura dell'archivio fotografico lucchese. Ha riaperto le porte al pubblico l'archivio fotografico lucchese Arnaldo Fazzi a Villa Bottini. La gestione, a seguito di indagine di mercato, è stata affidata dall'amministrazione comunale alla cooperativa sociale La Luce di Lucca. L'archivio, presidio culturale del territorio, garantisce la conservazione di materiali fotografici che segnano momenti significativi della storia della città, dall'inizio del Novecento ad oggi. La nuova gestione, che avrà una durata di 2 anni, consentirà di proseguire nell'opera di valorizzazione, catalogazione e ordinamento informatico dei materiali conservati, in modo da favorirne la consultazione e l'utilizzo da parte di tutti. Al suo interno si trova una realtà documentaria strutturata e censita in 20 fondi, alla quale si è aggiunta, grazie alla donazione del fotografo Raffaello Ferrari, una collezione di fotografie che hanno come tema principale le mura di Lucca. L'archivio si compone attualmente di oltre 972.000 icone che tracciano, attraverso scatti di fotografi amatoriali e professionisti, la storia dell'immagine dal 1855 fino all'avvento del digitale compreso, spaziando dalla realtà locale a quella mondiale. È un patrimonio da vari punti di vista, intanto perché ci offre la possibilità di vedere come si fotografava un tempo, quali erano le tecniche, come ci siamo evoluti. Un patrimonio perché ci consente di ricordare chi eravamo e quindi avere una memoria storica. La conservazione della memoria storica è importantissima perché ci consente, anche quando facciamo un evento, ad esempio dell'amministrazione, di andare a ricercare un dato, vedere cosa si faceva a quel tempo e costruirci sopra una storia. Costruire le storie è importante perché abbiamo visto la sensibilità che ha la popolazione cittadina, ma anche turistica, quindi anche chi viene a trovare la nostra città, chi viene a trovarci, di vedere che cosa facevamo nel passato, chi eravamo nel passato, perché alle volte questa sensazione si perde. Invece gli archivi fotografici, gli archivi storici servono per ricordarci chi eravamo e dove siamo arrivati. E adesso ci occupiamo dell'iniziativa di Confcommercio, che ha deciso di aprire uno sportello per affiancare le imprese del territorio nel gestire le incombenze burocratiche quotidiane e non solo. Uno sportello a supporto delle aziende del territorio attraverso una rete di professionisti. Parte l'attività di Terziario Donna Confcommercio ti aiuta. Il progetto, presentato a Palazzo Sani, nasce dall'idea della presidente Samantha Cecchi e del consiglio direttivo del gruppo Terziario Donna, con l'obiettivo di fornire al mondo imprenditoriale del territorio un aiuto nelle difficoltà quotidiane, mettendo a disposizione una serie di figure interne ed esterne all'associazione.
L'obiettivo è quello di supportare nello specifico l'imprenditore nelle problematiche ordinarie, dall'ambito fiscale alla leadership, attraverso la consulenza con professionalità specializzate in più ambiti. Questo è un progetto che abbiamo voluto come terziario donna e consiglio del terziario donna, rivolto a tutte le aziende di Confcommercio, Lucca e Massa Carrara. E sarà uno sportello di aiuto, di consulenza per tutte le aziende iscritte che hanno la necessità di un confronto più approfondito, di una formazione specifica su argomenti ovviamente di interesse aziendali, quindi consulenza fiscale, legale. Vogliamo essere un aiuto concreto per le aziende, per non lasciarle sole in momenti di difficoltà aziendali. Terziario Donna nasce proprio come gruppo di sostegno alle imprese, sia femminili che non. È un gruppo che nel corso degli anni ha sempre voluto realizzare attività e iniziative a favore proprio del tessuto commerciale, turistico e del terziario del nostro territorio. Questo progetto è proprio un progetto che aiuta e sostiene le imprese, quindi invitiamo tutti a partecipare e vi aspettiamo per le vostre necessità. Cambiamo pagina, centinaia di espositori tra vivaisti e artigiani sono attesi come sempre nel primo weekend di settembre per Murabilia 2023. Il comune ha svelato i dettagli del programma. Sono i tesori nascosti della natura, il tema centrale di Murabilia 2023 che animerà le mura di Lucca nei giorni 1, 2 e 3 settembre con la mostra mercato del giardinaggio di qualità. L'edizione di quest'anno, la 22esima, è dedicata a quanto il mondo della natura nasconde ai nostri occhi custodendolo nel sottosuolo. Il titolo di questa edizione è appunto Underground, un intero universo da scoprire che spazia dalle radici multiformi e di dimensioni sorprendenti ai bulbi, dai funghi agli animali che popolano questo mondo oscuro, dalle complesse relazioni chimiche, fisiche e biologiche, alla delizia di tutto quello che finisce e potrebbe finire poi sulla nostra tavola. Circa 200 gli espositori attesi fra vivaisti e artigiani per offrire al pubblico rarità botaniche, novità e riconferme di specie e varietà ormai affermate per dare nuovo colore al giardino e ai balconi. Fra le mostre botaniche aperte al pubblico, quella dedicata alla clematis, pianta che in questa stagione è capace di una seconda coloratissima fioritura, e un'altra dedicata alle diverse specie di ibiscus, apprezzati per la loro capacità di fiorire senza posa per tutta l'estate e oltre. Andiamo in Garfagnana. Il cardinale Baldisseri ricorda il fratello Silvio, sacerdote di Loppia, nel comune di Barga. Una celebrazione che rimarrà nella storia della comunità. La Santa Messa, celebrata in occasione dei 60 anni di sacerdozio del cardinale Lorenzo Baldisseri nella millenaria Pieve di Loppia, è andata in onda su Noi TV in diretta domenica scorsa. Da giovane presbitero nominato pochi giorni prima sacerdote a Pisa, Lorenzo Baldisseri celebrò la sua prima messa proprio in quella chiesa dove peraltro suo fratello Silvio era parroco. A 60 anni di distanza la comunità, guidata da Don Giovanni Cartoni, ha voluto salutare l'evento con una cerimonia speciale. Quindi un grazie davvero a tutti quelli che hanno partecipato, anche ai telespettatori che hanno voluto assistere alla messa del cardinale, a tutto lo staff di Noi TV che ha reso possibile la visibilità di questa bellissima mattinata. Il cardinale, che nella sua lunga carriera ha ricoperto molti incarichi di prestigio, è stato fra l'altro diplomatico della Santa Sede in ben 4 continenti. A conclusione della visita in Valle del Serchio ha ricevuto omaggi da parte della comunità e dell'amministrazione comunale rappresentata dalla sindaca Campani. Poi, a pochi metri dalla chiesa, ha assistito all'intitolazione di una sala della sacrestia al fratello Silvio Baldisseri. Beh, è una commozione enorme vedere tanta gente che io ho conosciuto, con cui anche ho lavorato quando ero giovane, poi hanno sempre tenuto presente me e io pure loro, venendo qui in questi luoghi durante questo lungo periodo di 60 anni di sacerdozio.
Debutto all'Auditorium Agorà di Lucca per il nuovo libro del giornalista e storico Paolo Bottari, Breve storia di Lucca, edito da Pacini Editore di Pisa. Una sala piena ha reso omaggio all'autore che dalle colonne della Nazione, con la sua rubrica storica, continua da un paio di decenni a rivalutare e rispolverare la storia della città e della provincia attraverso aneddoti e curiosità, e che conta un largo seguito di lettori appassionati. A presentare il libro e a commentarlo con l'autore sono intervenuti il sindaco di Lucca Mario Pardini e il caposervizio della Nazione Francesco Meucci. E siamo allo sport. In primo piano questa sera il basket. È stata firmata la convenzione tra il Comune di Lucca e Amici della Pallacanestro per la sistemazione e riqualificazione del campino di San Filippo. Ce ne parla Giulio Del Fiorentino. Il Comune di Lucca ha firmato la convenzione con l'associazione Amici della Pallacanestro per rinnovare e dotare di una grande opera di street art il campo da basket di San Filippo. Un intervento per riqualificare e rendere più bella e attraente una struttura sportiva di quartiere all'aperto. Noi ringraziamo l'associazione Amici della Pallacanestro Onlus e ringraziamo anche l'associazione Start perché ha consentito che un bando regionale fosse dirottato su questo campino, che verrà un campo all'avanguardia per quanto riguarda la street art, ma soprattutto dà un po' il là a noi, all'amministrazione e al sottoscritto, per iniziare poi un percorso di riqualificazione e valorizzazione degli impianti polivalenti dei campini da basket anche nelle frazioni. L'associazione Amici della Pallacanestro si farà carico dei lavori di rifacimento della pavimentazione del campo con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Poi il Comune farà realizzare un grande intervento colorato di street art dall'associazione Start Open Your Eyes, un'opera finanziata con fondi assegnati dalla Regione Toscana e affidata a Teo Parisi, in arte Money Less. L'associazione che presiedo, che è l'Associazione Amici della Pallacanestro Lucca, ha pensato di riqualificare questo campino, storicamente detto campino, per gli amanti in special modo della pallacanestro, perché vogliono, come dire, stare in un contesto sano. E su questo fatto dell'essere, di stare in posti sicuri, noi ci teniamo molto, ma soprattutto, e questo ci teniamo e ringraziamo anche il contributo dello street writer, in ambienti belli, belli per quello che riguarda ora poi lo street writing, no? Quindi questa nuova tecnica di abbellire spazi che possono essere quindi frequentati con più piacere. E noi ci fermiamo qui, è tutto per l'edizione dedicata a Lucca Piana e Garfagnana. Adesso, come sempre, una breve pausa pubblicitaria. Grazie per averci seguito fin qui. Adesso la linea passa, come sempre, al telegiornale della Versilia. Arrivederci.